Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Da pochi giorni Apple ha rilasciato al pubblico iOS 9.0 con grande sorpresa e compatibile con tutti i dispositivi che in precedenza montavano iOS 8. Ovviamente ognuno è libero di aggiornare il proprio dispositivo all'ultima versione del firmware, in questo caso come appena detto 9.0. Ma se una volta aggiornato ci trovassimo male, sia dal punto di vista di fluidità oppure di batteria o anche per scopi personali e volessimo ritornare ad iOS 8, beh, oggi andiamo a vedere come fare. Prima di incominciare, però, vi ricordo che è importante lasciare un pollice in su per supportarmi e effettuare la guida il più presto possibile, in quanto Apple da un giorno all'altro potrebbe decidere di chiudere le chiavi di iOS 8.4.1 e questo downgrade potrebbe risultare inutile. Detto questo, cominciamo. Per prima cosa ci leghiamo sul sito ipsv.me e scendendo in basso selezioniamo il dispositivo sul quale vogliamo effettuare il downgrade. Nel mio caso io utilizzo un iPhone 4S, però nel vostro caso o nel caso di molti altri utenti, per esempio che utilizzano un iPhone o un dispositivo che ha sottomodelli, come per esempio l'iPhone 5S, sta a voi sapere quale sottomodello di iPhone 5S avete vedendo la dicitura del codice sul retro del dispositivo, oppure sapendo voi stessi se il vostro è un iPhone GSM oppure CDMA. Se non sapete e non riuscite a trovare che sottomodello avete, vi consiglio di scaricare entrambe le versioni di iOS e di provare con quale la guida viene a buon fine. E da quel momento sapete che versione il sottomodello di iPhone o dispositivo in generale avete. Quindi io seleziono iPhone 4S e poi, molto importante, tutti quanti dovete selezionare iOS 8.4.1 e cliccate sul tasto download e lo scaricate. Come potete vedere, il dispositivo in questione monta iOS 9.0. Io sto utilizzando un iPhone 4S, ma voi potete utilizzare qualsiasi dispositivo monti la versione 9.0 del firmware di Apple. Quindi, dopo avervi fatto vedere che il dispositivo monta iOS 9, basterà tenere premuto il tasto Sleep e il tasto Home per 10 secondi e dopodiché ci basterà rilasciare il tasto Sleep per mettere il nostro dispositivo in DFU mode. Tranquilli e sicuro al 100% ed è una procedura creata apposta da Apple per mettere il dispositivo in modalità di recupero. Quindi, dopo aver effettuato questo processo, iTunes stesso si aprirà e vi segnalerà che ha trovato un iPhone in modalità di recupero come state appena vedendo. Quindi noi che cosa facciamo? Diamo ok e poi clicchiamo Alt più clic sul ripristina iPhone se siamo su Mac o Shift più clic sul ripristina iPhone se siamo su Windows e andiamo a selezionare il firmware 8.4.1 che abbiamo precedentemente scaricato. Dopodiché andiamo sul ripristina. Adesso basterà aspettare senza toccare nulla e tenendo ovviamente il nostro dispositivo collegato al computer per effettuare appunto questo downgrade. Io ovviamente ragazzi questa parte la andrò a velocizzare per non farvi annoiare. Dopo aver aspettato tutto quanto il tempo, possiamo decidere se configurare il tutto come un nuovo iPhone oppure ripristinare un backup fatto in precedenza sul nostro dispositivo quando avevamo iOS 8 o comunque una versione di iOS precedente ad iOS 9. In questo caso io ho ripristinato la versione di iOS 8.4.1 con tutti i miei dati e il mio backup. All'inizio, ovviamente, se vi chiede di loggarvi su iTunes con il vostro ID Apple, naturalmente dovrete inserire la vostra password. Quindi adesso mi dice ripristino iPhone dal backup, quindi fatto in precedenza, e ci vediamo dopo. Una volta finita la procedura di ripristino di backup di iOS 8.4.1, ci uscirà questa finestra. Noi ovviamente lasceremo il nostro dispositivo collegato al computer e aspetteremo il riavvio del dispositivo stesso. Quindi, finito tutto ciò, ragazzi, io vi mostro che il downgrade è andato a buon fine, quindi recandomi in impostazioni generali e info, potete tranquillamente notare che il dispositivo in questione monta iOS 8.4.1.
Quindi ragazzi, ricordo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e vi ricordo anche di fare questa guida al più presto in quanto Apple da un momento all'altro potrebbe bloccare questa procedura. Per far conoscere questa guida a tutti quanti gli utenti che magari hanno difficoltà con il downgrade, condividete il video. Ciao e al prossimo video!